Ecco il paesaggio di Palombara Sabina, un paese molto bello, caratteristico. E continuiamo il nostro sentiero. Ora ci siamo addentrati in una foresta. Paolo, che porti la croce del Venerdì Santo? No, mi porto la zolla per andare al posto vostro. Un bellissimo scarabeo blu. Ci sono parecchi metri da camminare. Una gran fatica, eh. Ecco la cima. Ci manca un bel pezzo, siamo quasi esausti. Ecco Michele. Sta laggiù, ha preso il sentiero con quelle persone perché noi siamo troppo lenti. Anna è più piccola. Il sentiero non è per niente definito. Il territorio è roccioso. Qui ci sono delle antenne. Il territorio è roccioso e pieno di escrementi di animali del posto, pascoli, animali selvatici. Percorso incontriamo anche la carcassa di un povero cavallo morto, forse per qualche malattia. Continuiamo il nostro cammino. Ecco mio marito che sta su in cima. Noi ancora dobbiamo fare tutta la salita. Siamo quasi in cima, quasi arrivati, eh. Pensate un po', a un passo da Roma, tutto questo paesaggio così aspro, così enigmatico. Sullo sfondo si vedrebbe Roma, ma oggi c'è foschia. Si vedrebbe anche il mare, il litorale laziale. Oggi c'è troppa foschia, c'è. Eccoci, siamo quasi alla vetta. Un posto che sembra di essere in Grecia, non lo so, in Aspromonte. Invece siamo a un passo da Roma, ragazzi. Monte Gennaro, la meta di Michele Terenzi da quando aveva, pensate un po', 6 anni. Guardate che paesaggio. Stupendo questo paesaggio. La città di Roma e tutta la pianura laziale, vulcano laziale. Ecco laggiù il Monte del Guadagnolo. Siamo riusciti a fare questo, a raggiungere questa cima e ora ci incamminiamo verso la discesa. Ciao ciao!
altre.